Ciao a tutti, oggi prepareremo lo zuccotto di colomba. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 4 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono una colomba da 1 kg, ricotta, panna vegetale zuccherata, zucchero semolato, aroma di vaniglia, cacao amaro, latte Nesquik e Nutella per decorare. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero. Facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, posizioniamo la farfalla sulle lame, versiamo la panna che dovrà essere ben fredda, versiamo e la facciamo montare senza impostare il tempo e senza misurino a velocità 3,5. Fermiamo il bimby. Ora la panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, abbiamo rimosso la farfalla, mettiamo lo zucchero a velo. Aggiungiamo la ricotta. L'aroma di vaniglia, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a velocità 3. Trasferiamo la crema di ricotta nella ciotola con la panna che avevamo precedentemente montato. Amalgamiamo delicatamente. Mettere da parte in una ciotola 350 g di questa crema. Aggiungiamo il cacao amaro e amalgamiamo. Questo punto componiamo lo zuccotto. Abbiamo rivestito con la pellicola trasparente uno stampo per zuccotto dal diametro di 24 cm, ma potrete utilizzare tranquillamente una qualsiasi ciotola dello stesso diametro. Abbiamo tolto dalla colomba la glassa e l'abbiamo tagliata in fette da mezzo centimetro circa, utilizzando sia la parte centrale che le due estremità. Adesso andremo a formare lo zuccotto, posizioniamo le fette sul fondo. Spennelliamo la colomba con il latte e il Nesquik. Mettiamo sul fondo la crema bianca. Livelliamo bene. Posizioniamo altre fette di colomba a copertura. Spennelliamo sempre con il latte Nesquik. Mettiamo la crema al cacao. Livelliamo bene. Completiamo chiudendo, posizionando
i pezzi grandi di colomba. Spennellare sempre con latte Nesquik. Richiudiamo con la pellicola trasparente e riponiamolo in frigo per almeno 4 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso lo zuccotto dal frigo. Adesso rimuoveremo la pellicola trasparente e lo trasferiremo su un piatto da portata per poterlo decorare. Adesso decoriamola con la Nutella che abbiamo sciolto a bagnomaria. Se lo gradite, spolverizzatela con granella di zucchero. A questo punto posizionare in frigo per 10 minuti e successivamente servire. Zuccotto di colomba. Grazie e alla prossima ricetta.